Ragazzi, ragazzi, buongiorno. Cosa pensa, cosa prova e cosa farà? Oggi abbiamo solo due varianti, lavoriamo senza la spada. Ho deciso così, vi dico anche la verità per quale motivo io ho deciso di fare due varianti. Perché se vedete i miei video sono molto lunghi. Io fisicamente non ce la faccio a fare più video così tanto lunghi. Cioè, i miei video durano un'ora e mezza, un'ora e 40 minuti, a volte due ore. E, è troppo, non ce la faccio, insomma. E ho deciso magari fare video di due varianti. Mi terrò per un po' di tempo, non lo so, comunque io amo tre varianti. Quindi ho deciso di fare due varianti e magari più spesso, perché io vedo che sono assente troppo. Ora ho guardato 10 giorni di pausa, ma perché non riesco fisicamente? Io faccio i consulti privati, lavoro, quanto riesco faccio anche interattivi, ma sognare a una variante ci sta, si può fare più spesso. Però due ore non riesco, ecco, questa è la verità. Poi ovviamente quando guardo il feedback di quei video miei grossi, pesanti, di due ore, di un'ora e mezza, è molto meno rispetto di video di una unica variante, dove c'è solo, cioè, investo solo mezz'ora di tempo. Dico mezz'ora di tempo per registrare, non è mai così, ragazzi. Ora se io faccio un video di un'ora e mezza, almeno 3 ore investo per questo video, perché a parte varianti che durano, ma anche la pausa tra una variante e l'altra, perché bisogna riprendere con energie, non è facile, è un lavoro veramente, credetemi, non è facile. Io parlo adesso chi lavora veramente, non con chi, quelli che raccontano le favolette, questo è un altro discorso. Allora, quindi oggi abbiamo due varianti, cosa prova, cosa pensa e cosa farà, e spero di riuscire a fare più spesso video su questo canale. Per chi interessano video di una variante, c'è il canale Aniria 1, c'è anche Aniria Tarot Shorts, video più brevi, arriverò anche lì. Ecco, andiamo. Iniziamo dalla variante numero 1, guardate quanto è bella questa variante. Ok, devo scegliere, ho scelto, lavoriamo con Monara. Tu adesso pensa a questa persona, ok, la prima cosa voglio descrivere la vostra situazione così oh, amanti sotto ce l'abbiamo, guardate. Allora, descriviamo la situazione per capire che cosa succede tra di voi. Ok, vediamo, sì, per prima domanda, ok, forza. Ok, wow, arcani maggiori. Ok, lui chi è? Lui, lei chi è? Lei. Bene. Ok, cosa io voglio dire? Voglio dire che qua a me sembra che questo uomo è impegnato, impegnato con con qualcun altro, oppure qui potrebbe essere un rapporto ufficiale tra di voi, un rapporto di lavoro, un rapporto ufficiale, insomma, qualcosa così. Non so, studiate insieme, lavorate insieme, lui è un corriere di Amazon che viene da te, insomma, un qualcosa di ufficiale, però lui sembra una persona che ha un peso anche nella società, ok?
tu sembra che lui qua, dalla parte sua, lui ha fatto capire a te qualcosa e tu forse non aspettavi di avere questa attenzione da lui, ok? E magari la cosa ti ha intimorito un po', non lo so. Io vedo che lui ti pensa e ti guarda. Vedo che voi avete qualcosa in comune, però siete comunque diversi, va bene? Diversi più che altro a livello sociale, diversi. Quindi qui potrebbe essere che lui è più grande, tu sei più piccola, o all'incontrario, lui è impegnato e tu no. Cioè, un qualcosa di questo tipo. Interessi ci sono da entrambi, solo che tu più sei quella parte più spaventata tra le nuvole. Tra le nuvole, nel senso, pensi forse, i tuoi pensieri sono pensieri che ti portano un po' di timore, ma anche curiosità. Ecco, questo. Io sto descrivendo perché, voi, riconoscete, se non è vostra stesa, cambiate la variante. Un'altra cosa che potrei aggiungere qua, che tu sei un po' sfuggente, ecco, sfuggente o insomma, stai cercando di mantenere una certa distanza, ma comunque riconosci molto bene che il suo sguardo, il suo pensiero è rivolto verso di te. Ecco, questa è la vostra situazione. Adesso io vado a fare le domande. La prima mia domanda è cosa lui pensa di te? Lui pensa che tu stai giocando, lui pensa che tu vuoi sembrare irraggiungibile, che dalla parte tua c'è più flirt, ok? Questo. Sì, ti vede come la stella è la carta di Musa, quindi affascinato molto e gli piace proprio come ti stai posizionando adesso. Però in tutto questo lui nota il gioco. Il gioco perché lui mi sta facendo vedere che tu vorresti qualcosa di più, però ti sei fatta male, o ti sei fatta male con lui, oppure ti sei fatta male prima, oppure tra di voi c'è triangolo. Cosa lui pensa di te? Lui pensa che tu sei una donna passionale, mangiacuori. Sì, lui pensa che tu sia una donna passionale e che tu sai fare con uomini, insomma, forse più con lui, o in generale, tu sai fare, tu sei una donna passionale e sai fare per affascinare, attirare uomo, insomma, incantare uomo, e che sei un po' furbetta, gioco, furbetta, magari qualche manipolazione, lui nota in te. Altro. Lui sta dicendo tipo che tu stai giocando il fuoco perché tu provochi, provochi e dopo ti rimane tipo scioccata. Cioè, lui vede che tu solo giochi, ma non hai il coraggio. Non hai il coraggio di affrontare tutta la situazione. Ok, cosa lui pensa della vostra situazione?
situazione adesso, che cos'è? Lui dice che tu l'hai preso, lui ha perso la testa e lui non riesce a smettere di pensare a te perché tu hai fatto un scacco matto su di lui. Proprio c'è una grandissima, in questa stesa c'è una grandissima ammirazione di te come donna, di te come tu appari, come tu ti comporti, come sei fatta fisicamente. È una cosa che lui proprio ti sta idealizzando, ti sta venerando, ecco questo. E quindi in questo momento lui dice: tu mi hai preso, tu mi tieni la testa, mi tieni il cuore, il pensiero, tu, cioè, questo lui dice. Vediamo emozioni che lui sta provando, emozioni che provo per te adesso. A livello di emozioni è una persona molto controllata, quindi c'è tutto questo che abbiamo visto, però lui dice che voi comunque siete diversi e che lui ha una sua posizione, un suo status e lui non può squilibrare, quindi lui riesce proprio a controllarsi. Tu gli piaci tanto fisicamente. Qua la cosa più che mi avviene fisicamente, tu gli piace tantissimo, però lui ha le sue responsabilità, ecco. Che cosa lui vorrebbe fare nei tuoi confronti? Vorrebbe fare per adesso? Lui sta dicendo che lui o vuole dimostrarti oppure ti ha già dimostrato che tu gli piaci, che c'è interesse e che lui ti rispetta. Vorrebbe vedere anche dalla parte tua cosa tu potresti fare. Insomma, lui dice questo: io voglio fargli capire che a me le interessa, che io la rispetto, ma che c'è dell'interesse sentimentale romantico, ok? Però voglio anche che lei mi lo fa vedere, perché per adesso io, quanto io capisco, tu sei troppo lenta, da te più gioco. Quindi quando capisco lui aspetta da te le mosse, da lei aspetta. No, più vuole vedere, cosa vuoi vedere? Questo uomo cerca di controllare la vostra situazione perché lui non vuole che si crei un'illusione che lui deve qualcosa a te. Lui non vuole creare una illusione che lui non vuole che tu aspetti da lui qualcosa. Lui vuole essere libero nel comportamento suo, ecco. Non vuole che tu aspetti, non vuole essere in debito con te, vuole che la cosa venga più leggera, più libera, dove ognuno fa quello che vuole fare. Per adesso c'è più ammirazione, ok, flirt, ammirazione, però dirti che proprio lui vuole fare azioni ben precise non vedo. Lui vuole più capire cosa vuoi tu, perché dalla parte tua sembra più un gioco, ripeto. Vediamo con questo mazzo dove lui vuole portare la vostra situazione di adesso.
No, dai. Veramente per qualcuno questo uomo è più grande di te. O lui più grande, o lui semplicemente un uomo incasinato con tante responsabilità e si sente vecchio dentro, stanco, vecchio. Perché lui mi sta dicendo che lui si arrabbia e che tu ti tieni, cioè, tu sei come si dice? Isolata, ecco, ho letto sulla carta, perché qui c'è scritto anche in italiano. Ti stai isolando, ok? E a lui fa arrabbiare che tu ti stai isolando. E quindi lui vorrebbe da te più gioco, più anche azioni. Non che tu giochi con lui solo per fregarlo, ma tu agisci giocando, va bene? Che tu ti metti in gioco, ecco. Questo lui vorrebbe. Che tu accendi il fuoco, ecco, questo lui vorrebbe, perché lui tipo non può. Ripeto, se voi lavorate insieme, per esempio, un esempio, lui la sua posizione non permette andare direttamente e fare le cose. Lui quindi vuole che tu non solo flirti come una musa lontana, fredda, isolata da lui, ma più ti metti in gioco, più agisci come gioco, no? Come il gatto, no? I giochi. Questo. Lui teme che tu gli potresti fare tanto male. Lui ha paura di entrare in dipendenza con te. Lui ha paura. Vedi, io sempre vedo questa differenza. Ripeto, se tu non sei più piccola di lui, lui proprio ti vede qualcosa di molto giovanile, molto allegro, molto energico, bello, ok? E lui tipo una stanchezza, un pensionato quasi. Lui potrebbe avere 35 anni, però dentro come un pensionato stanco, incasinato forse con la sua vita. E quindi lui adesso in questo momento ha paura che tu potresti fargli male, che tu potresti incantarlo, potresti portarlo quasi all'altare, diciamo, e poi tradire in qualche modo. Quindi questa è la sua paura. Quindi lui vuole vedere come andranno le cose, ma più dalla parte tua. Cioè, lui vuole che tu continui a farli vedere, agire, non so, quasi un corteggiamento da te vuole. Questo. Ok, adesso andiamo a vedere cosa lui farà. Per adesso lui aspetterà. Per adesso attesa. Non so, c'è un periodo di pausa adesso, però nella sua testa, cioè nella sua testa, anzi, ci sarà una riapertura. Allora, se questo, cioè io così, con questa linea, potrei dire una cosa, proprio potrei abbinare a qualcuno per voi. Voi abbinate da soli, va bene? Però io posso abbinare. Qui potrebbe essere due insegnanti, che è ora scuola chiusa perché è vacanza e lui aspetta che voi ritornate insieme a lavorare e così vi rincontrate, va bene? Qua una cosa così, oppure qualcosa simile, va bene?
come questo mio esempio di insegnante, proprio per adesso ognuno vive la sua vita e lui sta abbastanza bene, però poi ci sarà questa riapertura e lui lo sa che voi vi rivedrete. Insomma, comunque sia, ci sarà un rivederci, risentirci, cioè, ci sarà. Qui sicuro ci sarà intimità, perché le carte proprio urlano, vedete anche voi quanto urlano queste carte. Ci sarà intimità, ci sarà una follia, una passione incontrollabile, proprio non ci si può resistere uno all'altro. Quindi anzi, qui posso dire che se tu eri tutta musa, adesso tu non ce la farai a fare la musa, proprio anche dalla parte tua potrebbe essere un perdere il controllo, perché lui è molto più controllato di te, anche se tu lo stai stuzzicando parecchio, lui è molto più controllato, cioè lui è controllato. Quindi qua tu accenderai questo fuoco, tu farai qualcosa per accendere questo fuoco e qua non c'è la resistenza e voi finite in un'atmosfera intima molto. Qualcuno andrà a letto e qualcuno creerà proprio in questa atmosfera intima di fuoco. Ora non so se abbinati voi, se state a distanza e non potete fisicamente incontrare, si può creare questa atmosfera anche a distanza. Insomma, vedo tutto questo. Vediamo un consiglio per te. Ma per te consiglio vivere la tua vita, fidare di te stessa, stare tranquilla e serena, non ti devi preoccupare troppo. Il consiglio di anche non lasciare questa situazione freddarsi troppo. Qualche freccettina, qualche segno di vita anche tu puoi fare, qualche mossa per scaldare, per tenere questa acqua calda, ecco, insomma, questo. Io ho finito questa variante, raccontate come vi siete trovati, mettete like, io fermo e noi andiamo alla seconda variante. Andiamo avanti, variante numero 2. E qua voglio lavorare con 78 porte. Tu adesso pensa a questa persona. Vediamo prima cosa, energia tra di voi adesso. Qui ce l'abbiamo subito la connessione spirituale molto profonda, particolare anzi. Può essere proprio una cosa d'animo, un'amicizia d'animo, anima, cioè quando due anime si riconoscono. Anche in questa stesa si nota che siete molto diversi. I messaggi, gli sguardi, però di nascosto. Ma sembra la stessa stesa che si ripete, mamma mia, incredibile. Mancanza di comunicazione, o parlate in modo molto superficiale oppure non parlate proprio, perché qua c'è il problema nella comunicazione.
Tu sei una donna molto seria, tu hai delle tue regole, tu vuoi essere rispettata e vuoi che tu tue regole vengano rispettate. Lui a te ti sta dando tanta importanza, ti rispetta tanto. Tra di voi ci sono anche le cose che voi non vi dite, ok? Sì, questo è un rapporto nato nei social, mi fanno vedere che questo uomo sta parlando ancora con qualcuno. Se invece non si tratta di social, sembra che questo uomo ancora non ha deciso che cosa vuole avere con te. Come che ancora ce l'ha qualche altra possibilità, ecco. Lui è una persona che è una persona con grande ego e spesso dalla parte sua si creano le difficoltà, nel senso tu sei donna aperta, con il cuore sensibile, lui invece sembra che un po' le cose rende complicate. Può essere anche come mettersi in competizione, andare un po' contro, discutere. Insomma, una cosa così. Questo uomo dietro c'è una donna che l'ha ferito, lui ancora sta sanguinando, mi viene da dire così, sta sanguinando per un'altra donna. Tu invece vorresti che lui ti dimostri con comportamenti che tu per lui sei importante, quindi tu vorresti avere più sicurezza, sentirti più stabile in questo rapporto. Vorresti che lui ti dimostri che tu sei importante, che lui ti rispetta, che lui ti vuole, che lui lo faccia proprio con i comportamenti. Lui invece. Lui non pensa così, che lui deve fare tutto questo, deve fare uomo. Lui non pensa che lui deve fare uomo perché lui è un po' esagerato, ha un ego esagerato, è troppo orgoglioso, troppo è lui che pensa che lui deve essere corteggiato, va bene questo? Non pensa che lui deve stare dietro a qualcuno, anche se io sicura che tu non vuoi che lui sta dietro a te, tu vuoi le cose giuste, tu vuoi un rapporto chiaro, vero, sincero. E siccome dalla parte sua c'è ancora un'altra energia femminile e si vede che lui non è ancora, non ha capito nemmeno lui ancora cosa vuole fare. Io ti posso dire che voi siete molto diversi proprio su questo, che tu sei sincera, tu sei diretta, lui invece è un po' più viscido, più sfuggente, più cameleone, ecco. A me io ho la sensazione che lui vuole entrare nelle due, con un piede in due scarpe. Comunque sia, c'è una sua storia passata, ancora non ha lasciato, tiene proprio la corda. C'è una donna importante per lui. Questa è la descrizione. Se
Se tu ti trovi, andiamo avanti. Vediamo cosa lui pensa di te. Lui dice che tu... Lui dice che tu sei cambiata, che non ti vede molto coinvolta, anzi, sei quasi abbattuta o che tu lo lasci alle spalle, tu te ne vai, tu ti allontani da lui, non ti apri con lui, sei tutta misteriosa, strana, hai tanti segreti, lui a te non riesce a leggerti proprio. Non riesce a leggerti, leggere. Dalla parte tua sta arrivando energia di un'amica, più che altro. Più un'amica che è una donna innamorata o che ha dei sentimenti. Comunque vi volete bene subito qua, posso dire. Volevo aprire con Manara qua. Fisicamente, come ti vede? Fisicamente ti vede molto cambiata e tu hai una carisma, cioè sei divenuta una donna rinata, diavolo diventata. Quindi rinata, quindi cambiata, migliorata, hai da adesso sei focosa, passionale, sei magari molto bella fisicamente, oppure cioè, sei cambiata e sei diventata molto bella fisicamente, oppure tu adesso sei più sicura di te stessa e sei di conseguenza più diavolessa, no? Lui ti vede proprio qualcosa che sicuramente gli piace tanto a livello aspetto fisico. È l'energia che tu emani, questa energia di fuoco, energia di diavolo, no? Tipo come la mela in paradiso, no? Non si poteva mangiare questa mela, ma loro non sono riusciti a resistere, l'hanno mangiato. Tu sei questa mela, ecco. A livello di aspetto fisico, di questa percezione più tu sei così. Ok. Lui dice che tu sei un po' sei leggera e indifferente, cioè non sei una che si attacca troppo, cioè per te, oddio, amore è così importante, relazione è così importante. Tu ti vedi più leggera, più fai le cose tue, stai in piscina, notti e tu stai bene, insomma, non sei agganciata, attaccata a lui, ecco. E questa cosa ti sta dando valore, lui valorizza questa tua qualità, tu gli piaci proprio per questo, per lui diventi interessante, proprio perché non corri dietro, ecco, così potrei dire. Ma che bruciato cibo, chi cucina adesso? Sentito proprio, mi è venuto saliva, fame, ce l'ho fame. E tu chi, come ti senti? Ora ti dico. Io ti posso dire che questo ragazzo ti desidera proprio una roba pazzesca. C'ha il desiderio, fantasie di tutti i colori, fantasie erotiche, perché come ti stai posizionando per lui è una bomba, proprio a livello passionale proprio una bomba. Cioè ti vuole, ti desidera. Perché sei in alto, sei, come dire, magari non si tratta di indifferenza, ma sembra una donna molto sicura di sé, sa quello che vuole, cioè tu sei quella donna molto sicura, sai quello che vuoi, tu stai bene dove stai, e lui come un po' come un tuo fan, ecco, come un fan, sì, proprio. Ti sta idealizzando, ammirando proprio una cosa così.
E tu gli piace tanto, cioè la passione è grandissima. Ok. La cosa che più di tutto a lui piace di te è che tu sei molto leggera, molto simpatica, c'hai un senso di umorismo bello, sei una donna forte, diretta, sei una donna che è sempre in movimento, sei passionale, vivi, fai viaggi, cioè attiva, molto attiva. E questa cosa gli piace tanto. A volte lui si fa le domande. Che domande ti fai? Sì, a volte lui si fa la domanda se tu proprio hai bisogno di lui, magari a te non ti frega di lui niente, e lui tipo un povero illuso. Cioè, a volte questa domanda gli viene in testa. Però poi tu qualcosa fai che lui cambia idea, cioè gli arriva ogni tanto questo dubbio. Ok, adesso andiamo a vedere emozione di questo momento, cosa lui prova per te. Questa era cosa lui pensa, adesso emozione di questo momento, cosa prova per te. Uff, bello. È quello che abbiamo già visto, no? Gira, rigira, ritorna. Proprio questo sarà proprio giusto. Gira, rigira, ritorna. Allora, guarda intorno, però ritorna da te. Ora, a livello sentimentale, magari lui, siccome lui è venuto un re di bastone, lui e anche la sua descrizione all'inizio distesa era che lui è uno che comunque guarda qualche altra variante per sé, ecco. Quindi, anche se ci sono tanti diversi varianti, cioè nel senso tante donne, belle donne, lui comunque ritorna come fissato su di te. Quindi possono essere tantissime belle donne, ma lui pensa a te, lui vuole te, tu per lui come chiodo fisso, ecco. E c'è questa passione quasi, quasi pazzia già diventata per lui, proprio ossessionato da questo pensiero, più che altro dal desiderio di te. Quindi, è questo, il desiderio proprio cioè sessuale, no? Lui, non so che casa nuova questo uomo, però quello che mi sta dicendo, non voglio nessun'altra, non voglio vedere nessun'altra, voglio lei. Cioè, anche se lui forse è abituato, non so io che persona è questa, cioè, abituato che c'è qualche ragazza, ok? Abituato che c'è, non so, in chat qualcuno scrive, o non so dove va, dove vive, lui c'è sempre qualcuna. Lui è uno che è abituato a vedere anche altre donne, cioè lui le nota belle donne. Adesso però è successo che lui proprio chiude, cioè emotivamente parlo, ancora occhi possono in automatico guardare, va bene, però emotivamente nel cuore sembra come che chiude, cioè non voglio nessuna, voglio lei, lei è il mio obiettivo, ecco, così. E anche il mago sotto, cioè farò di tutto per avere questa donna. Io voglio chiedere però se questo non è una gara per lui, una scommessa per lui, tipo scommettiamo, io l'avrò, lei sarà mia. Voglio vedere quanto è serio, intenzione. Prima di fare questa domanda mi viene da chiedere se tu avrai come vuoi tu questa donna, cosa farai? La sposi? Cosa farai? Wow, re di denaro, è incredibile. Non mi aspettavo, regina di denaro. E 10 di spade.
Aia. Aia, ma che cosa è questo? Guarda, la risposta è questa. Qui si vede, cioè, come c'è questa cosa un po' segreta. La risposta è questa, che è: se lui avrà quello che lui vuole, se lui veramente è impegnato con qualcun'altra ancora o non ha finito, lui dice: anche se mi farà male, ma io dovrò chiudere. Se invece tu sei quella che ha qualcuno, tu dovrai chiudere. Insomma, quello che io capisco è che questo è un uomo monogamo, come si chiama? Quando vuole avere una donna e vuole che questa donna solo per lui e non ci sono altre persone. Quindi se ci sono altre persone, questa cosa dovrà essere chiusa, sia dalla parte tua che dalla parte sua. Il problema però è che questo ragazzo, stare in coppia, ha tanta paura. Anche perché noi abbiamo visto che lui ancora ce l'ha una vecchia, cioè una ferita che le ha procurato un'altra donna. Quindi vuole avere lui questa compagna, vuole avere questa donna vicino a lui. Tu per lui sei qualcosa di wow, ok? Però dietro lui ha paura di fidarsi, ha paura, cioè questi pensieri, anzi, sembra come che sta sudando proprio, gli viene il terrore a pensare che, cioè, un conto, scusate, un conto sognare di avere, vincere una donna, e un altro conto creare una relazione, perché creare una relazione provoca in lui grande paura. Si nota anche una persona gelosa. Quindi, siccome noi abbiamo visto che tu sei tutta sole, tutta per conto tua, libera, tutta, sicuramente per lui sarà molto difficile, cioè questa è una cosa che per lui sarà difficile a gestire. Sarà geloso se tu, non so che tipo di vita stai facendo, magari intorno a te ci sono anche tanti altri bei ragazzi, insomma, tu ti socializzi, sei una leonessa in quello che fai, insomma, questa cosa li porta a avere timore, tipo come farò a gestire una donna così? Cioè, da lui si nota molto bene queste qualità, si notano la gelosia, un po' di ossessione. Tu sei mia, nessuno ti deve guardare. Cioè, questo uomo ce l'ha queste qualità. Io non lo so se lui è sempre così, cioè proprio un pazzo narcisista, non lo so. Oppure potrebbe essere una cosa normale se lui veramente è stato tradito e è normale, tutti lo abbiamo. Chi è stato tradito poi per un po' di tempo va un po' in paranoia, anche io ho avuto questa cosa. Anche se a me hanno detto, dice, tu sei narcisista, dico, boh, narcisista, cioè, sono così empatica, narcisisti non ce l'hanno empatia. Avevo pensato, veramente, vi giuro, avevo pensato che magari anch'io sono un po' narcisista. Qualche tratto forse ce l'ho, sì, forse qualche tratto ce l'ho, ma non posso essere narcisa, sono troppo empatica. Anzi, ho la compassione, non solo empatia, quindi sarebbe difficile. Comunque, questo ragazzo è così. Quindi, adesso, cioè, cosa lui vorrebbe? Lui vorrebbe più mettersi in questo gioco, corteggiarti, conquistarti. A lui piace più questa parte di conquista, ecco. E poi se lui riesce a averti, tu dici, ok, ce l'hai, mi hai preso, adesso sposami, questo poverino, e non so come farà a reggere. E ho spiegato anche perché. Ok, adesso andiamo a vedere cosa lui vuole fare. Prima di tutto, cosa lui vuole fare nei tuoi confronti, che intenzione ha, che un movimento vuole fare, che mosse, e poi cosa farà. Vuole sicuro agire, vuole.
Però non vuole perdere la dignità. Lui vuole farti vedere prima di tutto che lui è un uomo prezioso, che tu lo devi rispettare, che tu devi avere rispetto di lui. Quindi lui non sarà come un matto dietro te a cantarti le serenade. Lui vuole rispetto. Ok. Adesso in questo periodo lui cercherà di farti vedere come, sai, cercherà di vendersi, in senso vendersi questi, come si chiama? Cioè, io adesso vengo da te e dico: guarda, questa è la pietra vera, ce l'ha queste qualità, te la vuoi comprare? Cioè, lui cercherà adesso di farti vedere come è fatto, ok? Come è fatto da tanti punti di vista. Vuole che tu dici: wow, che uomo, è veramente prezioso, io lo voglio. Cioè, per adesso questo lui vuole vedere quali sono i tuoi punti forti, quello che tu potresti vendere a questa ragazza, facciamo tra le virgolette, Stella. E lui pensa di essere un uomo che vorrebbero tanti, la Stella, no? Uomo che ha dei fan, donne fan. Capite? Ok, le sue qualità è che lui ha, ci sono tante donne che lo vogliono, che lui è una persona, magari anche ha una posizione sociale importante, cioè famoso, o ha un buon lavoro, o cioè a livello sociale, che lui è qualcuno di prezioso, ok? In più lui vuole farti vedere che lui è un uomo vero, con le beep, così diciamo, e che su di lui si può contare, che lui è un uomo per relazione, per rapporti, non quelli di un giorno o due, ma quelli che possono funzionare. Quindi su questo lui vuole adesso puntare, farti vedere. Se però tu lo sai che questo uomo è sposato, quindi lui ti farà vedere. Sì, questo solo per chi sa che lui è impegnato, lui ti farà vedere che lui è un bravo marito, che lui non è uno che sta dietro le gonne, cioè lui vuole che tu lo rispetti, ecco. Io mi è venuto adesso in testa, a me mi piaceva una persona, io ho sparato una frase a questa persona l'ha fissato proprio, sono sicura. Io ho detto: io non voglio questi porci che corrono dietro a me, fui, non mi piacciono. E questo non corre, io voglio che lui fa qualcosa nei miei confronti. Ma lui ha salvato questa frase e dice: io non sono un porco che corre dietro te, io ti faccio vedere che io sono un uomo da rispettare. E vabbè, e cosa, dove arriviamo se tu non agisci? Non arriviamo da nessuna parte. Adesso vorrei mangiare queste parole, ma oramai è tardi. Quindi lui più o meno così, questo ragazzo vuole farti vedere che lui non è uno che corre dietro le donne, che lui è una persona per bene, mettiamo così. Questo, cosa pensi ancora di fare verso di lei, verso questa ragazza? Guarda, verso di lei è scappata la carta. Allora, lui non vuole essere una persona facile, ecco, lui vuole essere una persona difficile, nel senso, lui non vuole che tu pensi che con lui tutto facile, e che anche io penso che questa cosa è perché lui ti vede troppo preziosa, lui ti vede, di conseguenza lui non vuole sentirsi sminuito vicino a te, e quindi lui dice: io non voglio comportarmi da un coglione, io voglio che tu sai che se io faccio qualcosa è perché veramente mi piace. Oh. No, mi è arrivato adesso un profumo. Ok, interessante, profumo nella bocca, chi spruzza in bocca un profumo?
ho sentito proprio questo profumo in bocca, come un spruzzino per la bocca, per fresh nella bocca, l'ho sentito proprio. Quindi lui vuole fare, lui farà in modo leggero, in modo giocoso, lui farà le mosse nei tuoi confronti in modo molto carino, senza impegno, diciamo, molto, molto carino, simpatico, però c'è grosso ego. Quindi se lui fa un passo nei tuoi confronti così carino, non dare per scontato. Perché se lui lo farà e tu poi fai troppo serie o lo ignori o ancora qualcosa, può essere un problema, perché lui si bloccherà e non farà più niente. Ego suo è un grosso problema, va bene? Adesso andiamo, queste abbiamo visto, vediamo cosa farà alla fine, vai. Questi erano più pensiero di fare. Adesso cosa farà? Imperatore. Imperatore. Ma farà qui sicuramente lui. Allora, io ti posso dire così, in questo rapporto lui vuole essere quello capo. Lui vuole prendere iniziativa. Se lui non prende iniziativa è perché c'è qualcosa che li disturba, no? Paure, insicurezze, il tuo comportamento. Lui vuole fare e lui farà. E sicuramente qua o chiederà di vederci, o voi vi vedrete, per qualcuno qua sarà una bella frequentazione che organizzerà lui, cioè metterà impegno lui. Quindi tu potrai stare tranquilla, perché lui farà uomo, e con questo voglio dire uomo quello che per me uomo che deve corteggiare la donna, non donna, va bene? Ed è uomo che deve chiedere di uscire. Per me è così, posso essere un'antica mente, come si dice, bigota, però è uomo che lo deve fare. Quindi lui farà. E per te un consiglio? E tu non rompere troppo. Allora, devi essere più sicura di te stessa e non devi essere un po' stronza, cioè non devi stare attenta a quello che dici, ok? Non sparare a caso le parole, non reagire a caso in modo impulsivo. Mantieni il controllo delle proprie emozioni e parole, soprattutto, ok? E più fiducia in te stessa. Questo è il tuo consiglio. Ecco, e anche qua, guarda, mi è venuto il movimento tra di voi. Voi sarà proprio, la storia andrà. C'è proprio energia che deve essere realizzata. Cioè, tra di voi non sarà stallo, ma sarà un movimento. Io ho finito questa stesa, raccontate come vi siete trovati, mettete like, io fermo, ho finito, vi bacio, ciao ciao.